scelta saranno i capunti con i ceci neri e i funghi cardoncelli. Utilizzeremo sempre i ceci neri e ripeteremo la stessa operazione che abbiamo utilizzato per la ricetta con i gamberi. Quindi cuoceremo i ceci per circa 90 minuti, sempre con lo spicchio d'aglio, la carota e il gambo di sedano. Per questa ricetta ci serviranno appunto i ceci già cotti, dei quali preleverò una parte e la ridurrò in purea. Ci serviranno i capunti, tipica pasta fresca pugliese, i funghi cardoncelli che io ho già accuratamente pulito con delicatezza perché si rompono subito, pomodorino fresco e prezzemolo. Procediamo con la preparazione. In un piccolo recipiente ho versato un po' di acqua di cottura dei ceci. Ora ci aggiungo un po' di ceci neri. Un filo d'olio e frullo tutto col mini pino. Ecco qui. Tagliamo a fettine i funghi. Fondo d'olio extravergine di oliva in padella, due spicchi d'aglio schiacciati, facciamo rosolare. Dopo aggiungiamo i funghi, e lasciamo rosolare anche questi. Una volta ben rosolati, togliamo i due spicchi d'aglio, sfumiamo col vino. E una volta evaporato il vino, aggiungiamo i pomodorini tagliati in quattro. Saliamo. E lasciamo cuocere. Nel frattempo facciamo cuocere anche i capunti in abbondante acqua salata. A metà cottura aggiungo un po' di concentrato di pomodoro. Se non l'avete, anche un po' di passata va bene. Dopo circa 10 minuti di cottura aggiungiamo i ceci e la purea di ceci. Amalgamiamo e lasciamo cuocere ancora per altri 5 minuti circa. Trascorsi 10 minuti, ci aggiungiamo i capunti cotti al dente e lasciamo terminare la cottura nel sughetto. Un filo d'olio, spolverata di prezzemolo e anche i nostri capunti con funghi cardoncelli e ceci neri è pronto. Vorrei ricordarvi che tutti gli ingredienti che ho utilizzato in queste ricette potete trovarli presso l'azienda Tebamia. La quinta ricetta sarà una zuppa di cicerchie con lardo. Utilizzo le cicerchie che ho tenuto in ammollo per 36 ore cambiando 3 volte l'acqua. Le ho risciacquate e adesso le ho ricoperte di acqua per andarle a cuocere per almeno 90 minuti o comunque finché non si ammorbidiscono, senza aggiungere nessun aroma. Le salerò al termine della cottura. Per questa zuppa di cicerchie con il lardo utilizzeremo
Le cicerchie già cotte, una parte di queste la passerò al mixer aiutandomi con un po' di acqua di cottura appunto delle cicerchie e un filo d'olio. Poi avremo bisogno del lardo, in questo caso io ho il lardo di Faeto, sempre dell'azienda Tebamia, uno spicchio d'aglio, dei peperoni scrocchiadolce che triterrò per decorare infine il piatto. Per la cottura ci servirà un 100 g di passata di pomodoro e sempre un po' d'acqua di cottura delle cicerchie. Ma passiamo subito al procedimento. Ci prepariamo un trito di lardo. Ora prepariamo il passato di cicerchie. Un po' di sale, un po' di pepe, un filo d'olio e un po' di acqua di cottura delle cicerchie, ovviamente. Questo lo utilizzeremo durante la cottura. Per questo piatto sarebbe ottima la cottura in una pentola di coccio, ma non avendola utilizzo una semplicissima pentola di acciaio. Una volta che è riscaldato il fondo, versiamo il lardo e lo facciamo sciogliere, tostare. E ci mettiamo anche uno spicchio d'aglio. Quando il lardo si è sciolto e ben tostato, togliamo lo spicchio d'aglio e versiamo le cicerchie. Saliamo, pepiamo un po', mescoliamo e dopo un minuto ci aggiungiamo anche la passata di pomodoro. Aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura delle cicerchie. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Aggiungiamo a questo punto anche la purea di cicerchie. Lasciamo cuocere per altri 5 minuti. Anche la zuppa di cicerchie con il lardo è pronta. La serviamo in un coccio di terracotta con due fette di pane tostato. E una spolverata di peperone scrocchia. Questa ricetta utilizzeremo i cavatelli. E per fare il sugo avremo bisogno delle cicerchie già cotte, salsiccia pugliese a punta di coltello, salame, patate, un soffritto di carote, sedano e cipolla, un peperoncino, dei pomodori che taglieremo in quattro e un ciuffo di prezzemolo. Tagliamo il salame a dadini. Nel frattempo ci cuociamo i cavatelli, acqua bollente salata. Olio in padella e quando è ben caldo tritiamo il peperoncino e un attimo dopo versiamo il soffritto di carote, sedano e cipolla e la dadolata di patata. Facciamo
facciamo rosolare qualche minuto. Dopo un paio di minuti aggiungiamo anche il salame e lo lasciamo rosolare. Rosolato anche il salame, sfumiamo con un po' di vino. Ora saliamo, aggiungiamo i pomodorini, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura dei cavatelli e lasciamo cuocere per almeno 15 minuti. Aggiungiamo le cicerchie. Ancora un po' d'acqua di cottura dei cavatelli e facciamo cuocere per altri 15 minuti. A fine cottura aggiungiamo i cavatelli e li facciamo insaporire in questo sughetto per qualche minuto ancora. Ed eccoli pronti i nostri cavatelli con le cicerchie, il salame e le patate. Ho aggiunto già sopra un trito di prezzemolo, aggiungiamo un filo d'olio e un po' di pepe. E con questo piatto io ho concluso la serie delle ricette dedicate ai prodotti della fantastica azienda Tebamia e vi lascio alla prossima ricetta.